Ciao, io sono Jessica e questa è un'altra EstaTip. Se vi siete persi le altre EstaTip, come sempre ve le lascio qui nel pallino bianco con la I. Vi sarà capitato senz'altro di trovare delle immagini che vi piacciono, che vi possono essere utili, ma con uno sfondo che invece non vi è utile o non vi piace, oppure vi serve uno sfondo trasparente. In questo tutorial vi faccio vedere lo strumento che utilizzo io per togliere lo sfondo in modo molto semplice, non utilizzo né Photoshop né GIMP né software simili. Questo strumento che vi mostro si chiama Background Burner e serve proprio appunto per togliere lo sfondo o renderlo trasparente. A volte si inceppa un po' al momento del download, ma se riuscite a insistere un pochino poi si sblocca. Adesso vi lascio il tutorial, ma restate fino alla fine del video perché come sempre ci sono altri suggerimenti. Ciao! Entrate su burner.bonanza.com, tutti i riferimenti come al solito nell'info box, cliccate su Login Here in alto a destra. Poi potete entrare con i vostri account social oppure selezionare Registrati qui, inserire i vostri dati e creare un nuovo account. Dopo essere entrati, tutto quello che dovete fare è trascinare l'immagine che volete modificare in questo campo bianco oppure selezionare Scegli una foto e seleziono l'immagine che voglio modificare. Aspetto che arrivi il draghetto a bruciare tutto lo sfondo. Poi mi verranno mostrate alcune anteprime tra le quali potrò scegliere l'immagine che secondo me è stata modificata in modo migliore. Se ce n'è una che già mi soddisfa al 100%, posso andare a selezionare il pulsante Select sotto l'immagine, altrimenti clicco sul pulsante Touch Up, che mi permette di entrare nello strumento di modifica manuale. Come vedete, sulla sinistra abbiamo l'immagine originale, sulla destra invece l'immagine modificata. La linea gialla che vedete sull'immagine originale è quella che delimita la parte che è stata eliminata e la parte invece che è ancora visibile dell'immagine. Sulla sinistra, in alto, troviamo due pulsanti, uno rosso e uno verde. Quello rosso ci permette di eliminare ulteriormente, quindi di nascondere ulteriormente parte dell'immagine. Cliccando sulle freccette possiamo scegliere la grandezza del pennello e poi con questo pennello andiamo a segnare, tenendo premuto la parte che vogliamo eliminare ulteriormente. Come vedete nell'immagine di anteprima, infatti questa parte è scomparsa. Procediamo così con tutte le parti che vogliamo eliminare. Nell'anteprima però vediamo che ci sono alcune parti della fotografia, come le teste delle bambine, che sono state eliminate, ma invece dovrebbero restare visibili all'interno della fotografia. Allora andiamo a prendere lo strumento verde, quindi di aggiunta dell'immagine, andiamo a selezionare sempre la grandezza del pennello e a selezionare, sempre tenendo premuto, la parte dell'immagine che vogliamo rendere di nuovo visibile. Ed ecco nell'anteprima che ritroviamo questa parte dell'immagine. Fino adesso abbiamo lavorato in modo un po' grossolano, ma nella seconda scheda, Pixel Tools, possiamo essere ancora più precisi, anche in questo caso abbiamo sempre i pulsanti rossi per eliminare, i pulsanti verdi per aggiungere, quindi rendere visibile. I primi due con l'immagine del pennello ci permettono di disegnare direttamente sull'immagine e quindi di rendere visibile o di nascondere quei pixel esatti su cui andiamo a disegnare. Quindi ad esempio prendo il pennello per eliminare e vado a disegnare esattamente sulla parte di fotografia che voglio nascondere. Lo stesso faccio con il pennello verde per essere ancora più precisa. Con gli altri due pulsanti invece posso disegnare poligoni che mi permettono anche in questo caso di selezionare aree da cancellare o da mostrare di nuovo. Quando ho finito per rendere trasparente lo sfondo e quindi non avere più uno sfondo bianco ma uno sfondo trasparente, vado a cliccare sull'ultimo pulsante in alto a destra e come vedete non c'è più lo sfondo bianco ma ho lo sfondo in trasparenza. Quando ho finito tutto clicco su Finish. Da qui poi seleziono Download e scelgo il formato dell'immagine. Ricordatevi sempre che se selezionate JPEG non avrete lo sfondo trasparente, invece se selezionate PNG potrete avere lo sfondo trasparente. Quindi io seleziono PNG. Avete visto com'è semplice con Background Burner modificare lo sfondo delle immagini? Qui vi lascio altri due video che potrebbero interessarvi. Il primo vi spiega come utilizzare Canva per lavorare sulla grafica, il secondo come creare presentazioni animate con Powtoon. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividete, e se non siete ancora iscritti al canale cliccate sul pulsante rosso iscriviti qui sotto al video. Noi ci vediamo lunedì prossimo, ciao!